maggioranza delle persone quando va al supermercato e prende la vaschettina di prosciutto abbia davanti agli occhi questo. Questo video è stato inviato da una persona anonima che è riuscita a filmare nel 2012 tutte le fasi dell'uccisione dei maiali in un macello della Lombardia. E questo non è un solo, sono tutti così. Questo è il normale modo di tramutare gli animali da esseri senzienti a prodotti per il consumo. L'uccisione avviene con una violenza asettica, non guidata da sadismo ma da totale insensibilità, perciò ancora più spaventosa. Per loro è normale, è una fabbrica di smontaggio. Ci sono dei nostri amici attivisti che dicono fabbriche di smontaggio. Ricordiamo che questi animali sono esseri senzienti, dotati di intelligenza e sensibilità esattamente come i cani e i gatti che avete a casa. E chi? Io invito le persone che ascoltano ad andare alla fattoria delle coccole da Piano Gentile, ai Poasi in Toscana e comunque alle fattorie vegane dove ci sono animali salvati dal macello che moriranno di vecchiaia. Vi invito ad andare una volta nella vostra vita a relazionarvi con una mucca, con una capra, con un vitello, con un maiale e troverete degli animali esattamente come... troverete un altro individuo con il suo carattere, con la sua voglia di stare assieme a voi, con la giornata che ha voglia di farsi fare le coccole e la giornata che invece se ne vuole stare per i cavoli nostri, esattamente come voi, esattamente come noi. Questi sono animali a cui probabilmente è già stata semi-tagliata la gola, che stanno per finire nella vasca di bollitura che serve per staccare la parte superficiale della pelle a cui sono attaccate le setole dal resto del corpo. In certi casi ci finiscono ancora coscienti, quindi sopravvivono al taglio della gola perché non sono capaci di fargliela bene, ma dal momento che non interessa a nessuno il benessere di questi animali, li buttano ancora vivi nell'acqua bollente.